Gli ingredienti per la lasagna napoletana. Un ragù con carne mista di maiale e di annicchia. L'acqua con il sale che sta bollendo. Il ruoto a cui aggiungiamo il primo strato di ragù e purpette fritte, gage fritte a ieri, ho fritto ieri. Se volete la ricetta, poi vi metto il link. Poi che altro? Ah, ovviamente la lasagna napoletana si fa con la pasta fresca. Rigorosamente con la pasta fresca. Vedete com'è bello? Ne ho comprato 900 grammi. A ricotta, nuchile ricotta, mischiato col ragù. La provola tagliata a dadino, una bella provola di 800 grammi, un parmigiano reggiano o formaggio, bolle di sapone, scoperchiamo che non serve più il coperchio, comincio a mettere qui dentro 1, 2, 3, scotoliamo togliamo la semola da vicino e 4. 2-3 minuti alziamo, non deve essere molla la pasta, perché poi deve cuocere in forno. Ho tolto la pasta dopo 3-4 minutini. Dopo metterò queste altre qua, comincio a mettere la pasta sul fondo. Primo strato con polpettina fatta. Copriamo con l'altra pasta e poi aggiungiamo la ricotta. Il secondo strato con la ricotta che ho sparso dappertutto, poi ho aggiunto altro ragù. Poi dopo metteremo ancora altra pasta e metteremo il fior di latte, anzi la provola, ho comprato la provola. Ecco l'ultimo strato, io il parmigiano reggiano ce l'aggiungo qua, così, sopra. E poi metteremo l'ultima filiera di pasta fresca, di lasagna fresca. Adesso metterò un altro po' di ragù, cuoceremo le ultime fettine, a dopo. Ecco la lasagna è pronta, la inseriremo nel fuoco già caldo a 180 gradi per mezz'ora e poi la lasciamo riposare un 5-10 minuti. Prenderemo le fettine, fluft, fluft, nei piatti, schiacchet, scrumpt, frangt. E questa è la lasagna napoletana.